Ciao a tutti i villagers, questa settimana parliamo di... No, non parliamo, sono incazzato. Lo scopriamo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, questo è Pittanza Extravaganza, io sono Pietro Spina, in arte Pittanza, la cui nome della rubrica se non si fosse capito. Allora, al di là dell'esordio piuttosto agitato che abbiamo appena visto, volevo innanzitutto ricordare, venerdì sera c'è stato il concerto di The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses, in cui ho rivisto tanti amici, tante persone che conoscevo. In particolare volevo salutare Massi e Ortiga, due ragazzi di una community fantastica, quella degli amici di Nintendon, che ho avuto finalmente modo di conoscere di persona, sono davvero contento. Quindi grandissimi, mi fa davvero piacere di avervi conosciuto dopo tanti anni e speriamo di vederci presto. E adesso rimettiamo il muso creativo perché parliamo di No Man's Sky. Che palle No Man's Sky, ancora! Di cosa ci vorrà parlare? Allora, facciamo così, non voglio parlare di mare, non voglio parlare di quanto possa essere stato infido, possa aver fatto false advertising, tutti i problemi, le class action, i rimborsi, l'eventuale indagine che si sta facendo per le immagini su Steam. No, voglio parlare di quanto i giocatori sono delle persone piccole. Perché? Perché non è la prima volta che un videogioco in fase di sviluppo, in fase di produzione, fa false advertising, leggero o meno. Basta prendere gli esempi classici più recenti, basta prendere Watch Dogs, basta prendere BioShock Infinite. Due nomi a caso che hanno promesso, hanno fatto vedere elementi di gameplay che poi alla fine non sono stati inseriti nel gioco, hanno fatto vedere rese grafiche assolutamente sopra la norma, hanno fatto vedere qualcosa che poi alla fine nel prodotto non c'è. Bene, questo per dire che a quanto pare sembra che la gente se la sia presa con No Man's Sky solo perché Hello Games sono piccoli, esattamente come loro, e quindi hanno sentito la possibilità di poter ringhiare, di poter aggredire, perché finalmente potevano immaginare di poter avere la meglio. Watch Dogs, 2 anni e mezzo fa, non è passata un'era, eppure, quando è arrivato nei negozi, tutti abbiamo notato, tutti abbiamo visto chiaramente come fosse un prodotto assolutamente inferiore a quanto promesso. Non era stato generazionale che tutti si aspettavano, non era la next generation vera, nuda e cruda, infatti è uscito anche su tutte le altre piattaforme old generation. Era quasi un passo indietro rispetto ad altri titoli, tecnicamente non era all'avanguardia, ragazzi. Eppure, cosa è successo? Nessuno ha detto, beh, grandi lamentele sul web, grandi critiche, screen, bug, mod per farlo funzionare, però ve lo siete giocato tutti, ve lo siete comprato e avete convinto Ubisoft a fare un seguito, perché comunque ha avuto successo. Watch Dogs ha fatto buzz, è stato giocato, condiviso, è diventato Aiden Pierce, è diventato un personaggio rilevante nel mondo dei videogiochi. Nessuno è andato a chiedere a fare una class action, a chiedere un rimborso, perché Ubisoft non l'avrebbe mai concesso. Ubisoft vi avrebbe proprio... avrebbe guardato così, ma giustamente. Perché non siamo dei bambini, siamo delle persone che hanno dei soldi guadagnati e li spendono con coscienza. In questa occasione invece vi siete sentiti forti, vi siete sentiti in grado di fronteggiare tutti insieme, uniti. Oh, facciamo il culo a Hello Games, si può dire culo, no? E tutti insieme, dopo 80-90 ore di gioco, a chiedere il rimborso, le class action a vedere, per far vedere, oddio, ma non era così. Ragazzi, capiamoci, siete giocatori, siete persone adulte, quindi questo genere di approccio mi fa solo ridere. Ecco, addirittura un intero episodio di Pittanza e Stravaganza per una cosa del genere fa capire quanto mi abbia dato fastidio. Allora, io sono il primo a lamentarsi delle false advertisement, delle false promesse. Molyneux è uno delle persone che detesto di più, Peter Molyneux, perché ai suoi tempi, quando prometteva il suo Project Eagle, diventato poi Fable, di creare questo mondo che sarebbe durato nel tempo, in cui bastava, si poteva incidere su un albero le proprie iniziali, un messaggino che poi sarebbe ritrovato nel futuro del gioco, quando invece poi ci siamo trovati in un gioco in cui l'evoluzione del personaggio, il level up del personaggio lo faceva invecchiare, tanto che alla fine se maxavi il tuo personaggio arrivavi a essere più vecchio di tua madre al termine del gioco. Bellissimo, complimenti. Ecco, detesto queste cose. Watch Dogs mi ha fatto arrabbiare, ogni volta che mostro un gioco con una grafica della Madonna che poi viene scalato mi fa arrabbiare. Eppure No Man's Sky ha avuto l'onore di essere il gioco dei rimborsi e delle class action e delle indagini, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, capiamoci, è successo solo perché Hello Games è un gruppo piccolo, indipendente,
che quindi giustamente ha dato subito i rimborsi e quindi non ha voluto cercarsi rogne oltre quello che poteva, perché non se lo poteva permettere. Quindi il problema di fondo è questo: i giocatori sono molto molto immaturi. Stiamo crescendo una schiera di videogiocatori con la puzza sotto il naso, che non vogliono pensare, che si fanno prendere dall'hype. Io l'ho comprato No Man's Sky, l'ho comprato subito, l'ho comprato al lancio, prenotato quella navetta del cavolo che non serve a niente, però non sono andato a piangere sui forum, ho detto beh, forse non ho speso bene i miei soldi, però volevo capire che prodotto fosse. La curiosità è stata più forte di quello che poteva essere la prudenza, e quindi non avevo altro colpevole che me stesso, e quindi è andata bene così. Ma andarsela a prendere quando puoi aspettare le review, puoi aspettare le 2 settimane di lancio, puoi aspettare che i bug vengano alla luce, no, te lo devi comprare perché devi far vedere agli amici che sei figo, che ce l'hai, e poter parlare del gioco. Immaturità, immaturità e incompetenza, non c'è crescita. Ragazzi, datevi una regolata, perché fate ridere. Bene, forse non mi avete mai visto così? Perché comunque sono più contento dopo aver visto gli amici al concerto, e quindi ho sentito la voglia di essere un pochino più cattivello. No, vabbè, a parte scherzi. Spero si sia capito il senso del mio discorso, che ci vuole tanto autocritica per maturare come giocatori, come consumatori, e far crescere anche l'industria del videogioco. Questo genere di approccio ci fa solo del male. Non servirà da lezione agli altri, perché basterà regolare un po' la comunicazione e sarà tutto a posto. Perché nessuno può imporre quali sono le regole di comunicazione. Andrà a vedere, ah, quello screen è in alta risoluzione, quello screen c'è una texture che non c'è il gioco finale, quello screen... E cosa facciamo? Facciamo che ogni gioco fa false advertisement? Bisogna essere oculati, intelligenti. Tutto fa false advertisement, anche la copertina di King Arthur in cui Keira Knightley ha le tette più grosse di quello che in realtà poi ha. È false advertising, io sono andato a vederlo perché aveva le tette grosse. No, non è vero, vabbè, comunque ci siamo capiti. Quindi ragazzi, usate la testa, va bene come giocatore. Per questa settimana è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, è venuto un po' al volo così, un po' furente. Spero la prossima occasione di essere un pochino più rilassato. E ci vediamo, ciao a tutti i villagers! Che poi alla fine, No Man's Sky, è un po' triste come gioco, eh.